questa anagrafia c'è curiosità. Allora, io ti metto in discussione, inizi le cose. Cerchi anche di portarle avanti, ecco, perché c'è. Ci vuole 20 minuti di energia, abilità molto ad ascoltare le cifre, a volte anche troppo. Non ti sei perso un granché, però insomma. Però poi a un certo punto vai avanti a Roma, cioè all'inizio quel giorno, però poi c'è la gente che tra le casse c'è qualche timore un po' con la firma e un timore ancora secondo me io da Raiano fatta niente ancora deve uscire molto e poi ci arrivo da sopra perché è a sinistra la firma e c'ho anche il pass per cui tutto sommato a me il problema non si pone, però già quando arriviamo noi soprattutto se è una bella giornata ma anche la grafia allora il canto lì allora per fare un'analisi proprio completa bisognerebbe anche non solo analizzare un saggio grafico ma anche di più poi dipende dalla richiesta dello scrivente se lo scrivente vuole sapere la situazione attuale un po' il verso del serpente è un zocco di la canzone dovrebbe pure darmi dei saggi io le attività di Mazzocchi che te le conosco perfettamente è una cosa molto difficile cioè più che difficile è complessa e poi non c'è proprio una legge valida sempre no? Sto dicendo, l'ho chiesto al sindaco che tra l'altro è apparso in questi minuti esatto. Se si poteva portare sempre assolutamente no. Però no, poi dipende, se lo scrivente dice meglio no, è chiaro che se, venivo, se portavamo il serpente non venivo io. No, che dico quello che è successo. Però dei momenti di crisi, ho avuto dei momenti anche positivi. Allora io devo chiedere. È caldo, devo dire, però si sta bene, si sta bene, dai, 14 anni, 15 anni, 16 anni, dipende, perché dopo il processo di personalizzazione grafica avviene dopo i 14 anni. E quindi tu hai dipinto dipende. Pure quei già, ambienti, quei paesaggi sì. Di quelle zone allora, là. Qual è il tema? Paesaggistico? Sì, infatti quello che dirò oggi mi hanno detto che ho poca disponibilità, quello che dirò oggi è molto riduttivo, però io un fratello, ci terrò a chiarire che la grafologia è una cosa Lorenzo, seria e che quello che faccio oggi era è solo così, un po' per incuriosire, ma nient'altro. E come me, per rispetto cioè, anche vostro. Barba gigante. Ecco, sì. Oltre che e... della materia. La tematica è... Vabbè, io sono insegnante di lettere, grafologa e... Io dico che... Ci sediamo. Ho sentito bene? Ho sentito bene? Giusto? Ok, perfetto. Ok. Allora, ci possiamo sedere? Sì, sì. Ci sediamo. Ecco qua. Stretta la sedia, non me l'aspettavo stretta. Saluto pratico. Qua dovevo stare proprio stretti. Io le conosco queste poltrone. Il vostro primo piano è... Le conosco queste quella. Poltrone. Quella che ti alzi se ti porti al tre, voi tre, ci siete? Sì, eccomi. Il vostro primo piano, quando penserete... Quella là, ok. Consigli per gli acquisti show, sono in difficoltà, lo dico subito. Come si fa? Come si fa ad anticipare quello che stiamo per vivere? Ma l'avete vista l'anteprima? Avete visto che fiorfiore di ospiti abbiamo questa sera qui nel nostro salottino? E allora, non vi svelo nulla, neanche le emozioni che sto provando e dico subito al nostro Danilo Cinquino in regia che consigli per gli acquisti show può cominciare. Sì, sì, accomodatevi come ho fatto io perché inizia qui questa puntata ricca di grandi ospiti e argomenti meravigliosi, ma che ve lo dico a fa, io sono chiaramente di parte, però io credo che se ci date l'opportunità, se restate con noi, vi convinceremo strada facendo. Intanto vado a dare un nome a tutti i volti che avete visto nell'anteprima, parto come sempre dalla mia destra dove trovo ormai di famiglia, la nostra Lucilla Luciani. Buonasera a tutti. Che questa sera è qui non in veste di scrittrice come in passato, ma di ritrattista.
pittrice. Ma che meraviglia, che meraviglia. La mia passione. La tua passione. Dobbiamo parlare di una mostra, ma lo facciamo dopo, teniamo in caldo naturalmente. E vi presento una grafologa che veramente ci farà entrare in questo mondo serio e interessante. Lei è Monica Ferri. Grazie. Buonasera a tutti. Scrivimi quando il vento avrà sfogliato gli alberi. Come ci stava bene, bravo il nostro Alfredo, andiamo avanti. Sta avvicinandosi il primo maggio, che in Abruzzo fa rima con, eh sì, la festa dei serpari di Cocullo. Allora cercheremo di saperne di più di storia, tradizioni e quello che avverrà appunto in questo prossimo, questa prossima edizione della festa dei serpari. Allora ne parleremo con Pasquale D'Alberto. E non vedo l'ora, lo dico subito, perché è una festa che mi appassiona molto, come tutti gli abruzzesi, credo, e quindi, caro Pasquale, statti pronto a raccontare. Vabbè, sei già pronto. Prontissimo. Sei prontissimo, che ve lo dico a fare. E adesso procedo con le presentazioni qui alla mia sinistra. Aspettate che io devo riprendere un attimo fiato, perché lo inseguo da ottobre, ho ancora il fiatone, però ce l'ho fatta, è aprile, sono riuscita ad averlo qui prima della fine della stagione, Giuliano Mazzoccante! Grazie, buonasera a tutti. Maestro, oh yeah, maestro, maestro, ma cosa non si fa per averla qui? Non vedo l'ora di parlare di lei. Ti do del lei, ma mi è venuta così, maestro, ma posso dire maestro e tu, Giuliano, non lo so, mi è venuta così, prendimi per quello che sono. Dobbiamo parlare di te e di tutte le tante cose di cui ti occupi, ma procedo con le presentazioni. Abbiamo qui la presidente dell'associazione culturale e teatrale Amélie, sentite come suona bene, di Lanciano, lei è Paola Caporale. Buonasera. Grazie. Poesia, sembra che non ci sia. Ma la poesia c'è soprattutto quando c'è lui, Alfredo Scogna. We are the world, we are the children, we are the ones make a body, so let's give it. The choice we make it, we'll save our life, is to make a body. Se c'era Aurora diceva telecapi sempre più belle per te, e questa è, questa volta aveva proprio ragione. Ma adesso partiamo, maestro, parto da te. Beh sì, prima che mi scappi, perché poi quando te ripiglio. No, scherzi a parte, allora due paroline sul maestro Giuliano Mazzoccante vanno spese. Lui è riconosciuto a livello internazionale come uno dei migliori pianisti italiani della sua generazione, diplomato con il massimo dei voti, la lode, la menzione d'onore, ma il bacio mi sa che non te l'hanno dato. Sono seguiti poi un diploma d'eccellenza, masterclass internazionali, nonché perfezionamenti sotto la guida di grandi maestri. Ha vinto numerosi concorsi nazionali e internazionali, e ce l'abbiamo noi, perché è teatino di puro sangue, da sì, generazione sì, in generazione. Sì, sì, mia madre diciamo della parte dell'Aquila, devo dire. Ok. Però mio padre è proprio teatino. Vabbè, allora abruzzese puro sangue, abruzzese lo possiamo puro dire. Sangue, oh, sì, abruzzese puro sangue. E ultimamente dal 2002 è anche direttore artistico del Teatro Marrucino di Chi. 22, scusami, mi è partito un ventennio. Poco male. Ormai va di moda il ventennio, ma dal 2022, dicevo, e fino a dicembre, poi Dio provvede, vedrà, certo. Poi Dio provvede, fino a dicembre 2024 direttore artistico del Teatro Marrucino di Chieti. Partiamo da qui, come sta andando? Bene, molto bene, devo dire, è una grande responsabilità, però è una gioia un giorno dopo l'altro. Ogni giorno è un impegno, ed è un sacrificio, perché avere sulle spalle la responsabilità di un ente pubblico, perché non dimentichiamoci che il Teatro Marrucino di Chieti, deputazione teatrale, un'istituzione, anzi io porto i saluti del presidente, del CDA, è una grande responsabilità, però è sempre una gioia. Solo che non c'è tempo di essere felici, perché ogni volta che c'è un evento si fa tanta fatica, si arriva fino all'evento, c'è quel momento e dopo, il giorno dopo, già ne stai organizzando un altro, quindi è faticosissimo. Tra l'altro proprio questa settimana, domenica, avremo un concerto, una stagione concertistica di un giovanissimo pianista, tra l'altro maltese, che partecipò
ha vinto tantissimi concorsi in giro per il mondo e sarà a Chieti la settimana prossima. Inizierà la stagione concertistica, quella classica, oltre alle varie stagioni che ci sono, quella di prosa, c'è anche la scuola di recitazione che accoglie tante persone. Veramente il teatro, devo dire, in questo triennio in cui sono stato io è stato motivo di gioia, innanzitutto di gioia, di soddisfazione. Che meraviglia. Tra i prossimi appuntamenti, oltre quello del 28 aprile che stavi citando, ce n'è un altro il 5 maggio e poi il 12 maggio, in cui ti esibirai con uno dei violinisti più in voga del momento. Me lo pronunci tu, per favore, fammi sta gentilezza. Mark Bushkov. Ecco, tra lui. L'altro anche molto amato dalle giovani, perché è avvenente. Per fortuna, lui è avvenente, cioè, ha un successo straordinario. Dovrò dimagrire innanzitutto per un paio di chili per quella data, mi metterò in forma anche io, perché no, a parte gli scherzi, abbiamo già suonato insieme, abbiamo tenuto un recital proprio a Dubai, al Coca-Cola Arena di Dubai, un posto incredibile. Speravo veramente di poter suonare con lui a Chieti e quindi sono riuscito a trovare una data in cui lui può essere qui presente. È già stato qui a Chieti in Abruzzo e si è innamorato e quindi è stato facile poi invitarlo di nuovo. Bene, allora, siccome tu adesso hai solleticato la curiosità di tutte le donne davanti alla TV, a me tocca accontentarle, perché sennò poi mi scrivono. E allora facciamo vedere un video di te che suoni con Conillo, con sempre con lui, Purtroppo te lo anticipo, Giuliano, e io l'avrei trasmesso interamente, ma abbiamo dei tempi fetenti in questa trasmissione, siccome tante cose voglio sentirti raccontare, a un certo punto noi verremo meno, però su YouTube trovate interamente tutto il video, ma questo è un corposo assaggio. Danilo, facciamolo ascoltare. Ho udito tanto silenzio in questo studio, Giuliano Mazzoccante, che meraviglia! Fatelo l'applauso se vi viene spontaneo, per carità, se lo merita tu. Io mi incanto, devo dire, io mi incanto, ormai ho capito che sono di parte, perché quando vedo quelle mani su quel pianoforte, parto con te. Che meraviglia! C'è una bella affinità con Mark, un violinista straordinario, un musicista
sopraffine. Io immagino che serva veramente tanto la sintonia tra musicisti quando suonano insieme. Non si può solo seguire uno spartito. Sono d'accordo. Vero. Finalmente qualcuno che lo dice proprio così, anche non da musicista. No. Però è vero, perché io ho suonato veramente con tantissimi musicisti in giro per il mondo, provenienti forse da almeno 20-25 paesi diversi. Ma non è sempre così meravigliosamente facile. Ma sai cosa mi affascina? Adesso dico una banalità. Attenzione. Quel signore che girava gli spartiti. Quello è un grande maestro. Ma non ho dubbi, perché anche per starvi è dietro. È un grandissimo maestro, un violinista straordinario. Ma girare appena sta per finire. Subito, devi avere il tempismo. Come si chiama quella figura? Che ruolo è? Il giratore di spartiti. Voltapagina. Giratore di spartiti qui su. Che merita. Tra l'altro, lui è il primo violino del trio Cacciaturi, armeno. Cioè, è un violinista straordinario. Io ero emozionatissimo di avere lì al mio fianco e voltarmi le pagine. Ho detto, maestro, ma siamo contenti. Sempre, sempre. Che meraviglia. Voglio pure uno che mi gira la pagina. Posso dire una cosa carina? Posso dire una cosa carina? Ma certo. Nell'ultimo concerto di musica da camera ho fatto fare questa esperienza a mia figlia di 9 anni. Dai. Che suona, era un concerto naturalmente non di quella tipologia, dove naturalmente hai le telecamere, tutto registrato, ma... suonavo con il coro del Teatro Marucino proprio. Siccome mia figlia di 9 anni vedeva sempre la più grande, perché io faccio legge provare. Così bene la musica. Sì, sì, sì. Ma poi lei mi guarda e vede il mio sguardo, poi mi fa: capisci? Vado. Amore. Segnali in codice. Sì, ma è bellissimo, no, questa cosa. Oddio, che meraviglia. Ma tu insegni anche ai bambini in generale? Allora, io adesso insegno al Conservatorio di Pescara, sì. Proprio dall'anno scorso. Ah. Ho iniziato insegnando ai bambini. Avevo 19 anni, in verità avevo un po' di difficoltà economiche. Ma non più, sennò ti porto mia figlia, sarei onoratissimo. No, ho iniziato con i bambini, anche molto molto piccoli, e ho imparato tantissimo da lì. Sì. Ho imparato che senza la disciplina che io avevo acquisito e senza trasmettere quella disciplina, poi i risultati non arrivano. E da lì ho imparato a essere felice quando vedo un piccolo risultato, perché per un bambino anche una piccola cosa è una gioia immensa. E noi questo spesso lo dimentichiamo. Sì. Quanti figli hai, Giuliano? Due figlie. Suonano tutte e due? Chiara e Giulia suonano. Suonano. Che strumenti hai affidato loro? Allora, pianoforte e pianoforte adesso, poi c'è stato un passaggio violoncello e violino. Oh. Canta, sono bravissime. Prossimamente i Mazzoccante... No, faranno quello che vorranno fare nella vita, questo senz'altro, perché poi nella musica puoi essere felice, ma puoi essere felice in tante, tantissime cose. La grande, esempio, ama l'arte. Cioè, faccio delle figure, io lei sa tutto di Van Gogh, sa tutto di Michelangelo, io faccio delle figure con lei incredibili. La piccola canta tutto il Don Giovanni, no, tutto il Frato Magico di Mozart. E la mamma in tutto questo che ruolo? La mamma è psicologa, psicoterapeuta, e la ringrazierò a vita. Certo, ci vuole, diciamo, ci vuole anche quello. Straordinario, sì, sì, sì. Senti, me la togli una curiosità, frugando sui tuoi appunti dei tanti impegni che ti tengono occupato durante l'anno, ho visto che sei anche concertista e docente in un'accademia internazionale estiva che si tiene in un castello, anche qui ti chiedo di pronunciarla tu perché le brutte figure. Schloss Pommersfelden, Collegium Musicum, dai, Schloss Pommersfelden. Ditelo voi. Vicino a Bamberg. No, no. Senti, ma è vero nemmeno. Che... non ci provate neanche, no. Vabbè, lo so. Ma è vero che si tiene l'estate in un castello, tutto gratuito? È verissimo. Sembra una favola. Io andai da studente nel 99 la prima volta. 97, 98, 98. 99 ebbi la fortuna subito di essere scelto per suonare come solista. Sempre per coincidenza, alle coincidenze ci vogliono nella vita. Io feci l'ultimo esame in conservatorio, il diploma, e c'era una donna che era in vacanza in Italia, aveva letto Concerto finale degli allievi e mi ascoltò e mi disse: "Ah, io sono..." Vabbè, non faccio l'imitazione perché faccio lì. Però parlava un italiano abbastanza discutibile, mi disse che era un'osservatrice di questa accademia. "Vorrei fare una lettera di presentazione per lei", e così ho iniziato ad avere questa opportunità. Sono andato a Pommersfelden, ce l'ho Pommersfelden. Dov'è che si trova? Vicino Bamberg. Okay. In Germania. Ma tra l'altro la contessa è italiana, Conte Paolo Schönborn e la contessa Damiana Lovatelli. Sono persone splendide, da anni, da tantissimi anni, investono sui giovani. Chi viene selezionato va lì, sta un mese in questo castello, mangia, dorme, studia e suona in questo castello insieme a altre decine di musicisti. Capito? Circa 60 musicisti ogni anno. Che meraviglia, e tu sei un selezionatore? Adesso sì, per l'Italia ho una lettera bellissima del Conte che mi incarica proprio di selezionare per l'Italia, ma piuttosto che scegliere io direttamente, cosa che non mi metterebbe molto a mio agio,
E che fai? Organizziamo le audizioni. E proprio questo fine settimana si terranno nella nostra accademia, verrà il maestro Dorian Kayak, che è il direttore artistico attuale di questa accademia, verrà qui a Chieti, dentro Palazzo De Maio, nella sede dell'Accademia Musicale, e terremo le selezioni, perché sceglieranno dei violinisti, speriamo dei clarinettisti, un trombettista. Che vengono da tutta Italia? Sì, da tutta Italia, perché devono essere italiani poi, perché noi cerchiamo di valorizzare gli italiani. Che meraviglia! Ma è un posto incantevole. Ci credo. Stai facendo pentire di non aver suonato solo per venire a vedere questo castello. Scherzi a parte, poi sei anche all'interno, come membro di giuria, giusto? Ah, correggimi se sbaglio, in un evento, un concerto pianistico ambiziosissimo che si tiene a Dubai. Si è appena concluso, febbraio, le fasi finali, due anni di selezioni. Cioè, 2 anni di selezione, però è anche vero, dillo tu il montepremi. 250.000 euro. Ecco, non so se mi spiego. Sì, fa simpatia quasi, no? Vedere le capitali, le città dove si sono svolte le selezioni. Sì. Cioè Barcellona, Tel Aviv, Tokyo. Dubai. A Tokyo ero in giuria io, Chieti. Tra l'altro. Chieti. Sì, infatti per 2 anni, diciamo, l'Abruzzo e Chieti sono andati, perché questo poi è stato visto da migliaia di pianisti in ogni parte del mondo. E tra l'altro c'è una notizia incredibile che adesso diamo, perché forse molti non lo sanno. Allora, il secondo e il terzo premio delle fasi finali di Dubai sono stati selezionati a Chieti. Ma dai. È una gioia immensa. Il secondo premio ha un montepremi di 50.000 euro. Ma posso farti una domanda adesso un po'... Lasciamela fare, ma non la voglio neanche definire, non voglio neanche un aggettivo per dirlo. Ma tutto quello che tu stai dando a Chieti, Chieti te lo sta un po' restituendo? Ma io ho una filosofia, io lo faccio per sentirmi bene. No, non, io posso essere a Chieti, posso essere a Parigi, posso essere in un qualunque luogo. Sono un musicista, ho bisogno di creare, ho bisogno di vivere nella musica il più possibile, anche la qualità. Quindi non mi faccio mai questa domanda. Altrimenti dovrei scegliere il luogo dove organizzare qualcosa. Certo, no? non te la fare, soprassediamo. Usciamo da Chieti, andiamo a Spoltore. E poi attenzione, Abruzzo, Italia, Europa, cioè, io ho avuto i brividi, tu hai detto quella cosa prima, ma io mentre vedevo il video, Tel Aviv, Dubai, Chieti, sono rimasta un attimo, che meraviglia, dicevo usciamo da Chieti e andiamo a Spoltore. Perché vado a Spoltore? Ah, perché c'è lo Spoltore Ensemble, l'anno scorso ho avuto l'onore di avere la direzione artistica, anche quest'anno. Rinnovata? Rinnovata con gioia. E come stai lavorando in questa prossima edizione? Ah, sempre con un po' di tensione, perché c'è grande aspettativa sullo Spoltore Ensemble, sempre. Sì, è una grande Così storia. Come dalla stagione concertistica del Teatro Marucino, che ha una sua profondità necessaria, no? Ci vuole sempre un livello internazionale, e lo Spoltore Ensemble ha una storia importante, chi l'ha organizzato prima di me ha portato grandi artisti, quindi c'è sempre quel filo sottilissimo tra qualcosa che sicuramente piacerà e colpirà e anche un nome accattivante, la grande qualità, perché poi se si toglie la qualità può venire chiunque, ma non resta niente alla fine, no? Certo, non ti sbottoni più di tanto, per cui per avere anticipazioni tocca attendere, però l'anno scorso è andata veramente alla grande, per cui insomma non diciamo niente, per un po' di scaramanzia ti facciamo un grande in bocca al lupo. Ho lasciato fuori qualcosa a cui tieni in particolare, prima che lancio i consigli per gli acquisti? Che questo fine settimana terremo anche le selezioni per Abruzzo Youth Orchestra, una nuova realtà che spero nasca e possa avere qualche spinta anche internazionale, e che quest'estate organizzeremo di nuovo Chieti Classica, Chieti, ma a Pescara, in collaborazione col Conservatorio Luisa D'Annunzio, dove insegno, ci saranno delle belle novità, ci sarà, se Dio vuole, tanta musica. Ma quando non suoni, che fai? Suono. Eccola qui. Consigli per gli acquisti, ma state lì, perché tra poco incontreremo una meravigliosa grafologa che leggerà anche la calligrafia dei nostri ospiti. Quindi, caro Giuliano, con te non è finita, perché tra poco ti dirà delle cose lei. Dunque, state lì, consigli per gli acquisti. E come
anticipato, se siete con noi dall'inizio della puntata, così come mi auguro e faccio finta che sia realmente così, altrimenti guai a voi. Beh, anticipavo appunto che adesso è il momento di parlare di grafia, di parlare di grafologia. Allora, questo mondo fantastico ce lo apre Monica Ferri, che è una grafologa, e io partirei, cara Monica, proprio con il definire la grafologia. Che cos'è? La grafologia è proprio uno studio della scrittura a mano, che ancora rimane un patrimonio da preservare, cioè noi ci auguriamo come grafologi non solo, che la scrittura a mano che preserva proprio l'individualità unica e irripetibile dello scrivente possa conservarsi. E infatti ci sono molte battaglie di associazioni di categoria che si occupano di questo. Sì. Il grafologo è colui che deve seguire un percorso di studi molto complesso, di minimo 3-4 anni, frequentando scuole legalmente riconosciute, conseguendo un diploma e aggiornandosi sempre con costanza e con, diciamo, anche seguendo anche una deontologia professionale alla quale deve aderire. Ci sono associazioni di categorie importanti per questo. Pensate. È una legge, è una professione legalmente riconosciuta dalla legge numero 4 del 14 gennaio 2013. Mi togli subito una curiosità a caldo, così, che differenza c'è tra grafia e calligrafia? Sì, e questa ancora rimane un poco nell'uso comune, si dice calligrafia invece di grafia, si confondono i termini. Calligrafia deriva proprio dal greco calosso più grafia, che significa bella grafia, grafia ordinata. E esiste infatti anche la professione, più che la professione, diciamo il mestiere, sì, l'arte della calligrafia, che anche sta veramente avendo un grande ritorno. E invece il grafologo è proprio lo studioso della scrittura, senza per forza parlare, si dice ho una brutta scrittura. Non esiste una brutta scrittura, esiste una scrittura al massimo senza ipotonica, senza ritmo, non vitale. È molto importante che il grafologo scorga, catturi il gesto pressorio, la pressione della scrittura, che è indice proprio della vitalità. Quindi ci sono grafie che possono essere anche disordinate, non ordinate, ma sono molto vibranti. Ma fammi capire meglio, scusami, quindi la grafia è proprio la scrittura, la calligrafia è la bella scrittura, e ci sono appunto anche delle scuole di calligrafia a riguardo. Chiarissimo. Cosa svela di noi la grafia? La grafia svela tutto ciò che noi abbiamo anche nelle nostre risorse, il nostro potenziale, svela anche il rapporto con il passato, come noi progrediamo, camminiamo nel corso della vita. La riga rappresenta proprio il nostro ambiente, come ci muoviamo. Infatti una bussola importante per il grafologo è lo schema di Pulver, un grafologo, pensate, del 1931, un grafologo svizzero, che ha creato uno schema importantissimo. Credo che si abbia gli atti, Danilo, lo vogliamo mostrare? Sì, possiamo proiettarlo. Anche perché se ti chiedo di non entrare proprio no, nel tecnico, no, sarò sintetica, Monica, al massimo. Faccela facile. Ecco. Ecco, come vedete in questo schema, che potrebbe rappresentare, pensiamo a un foglio, una pagina scritta, poi si può applicare anche ad altre parti del corpo dello scritto, vedete c'è il passato, c'è la parte sinistra che rappresenta il passato, il rapporto con la madre, l'origine, e così è quella è la parte del margine sinistro, come iniziamo noi a progredire nel corpo, nel corso del rigo. La parte destra è il futuro, come ci orientiamo. E quindi il rigo rappresenta il nostro modo di vivere il passato, il presente e il futuro. Lo spazio alto rappresenta invece i nostri ideali, la spiritualità. Pensiamo anche ai puntini della I, che sono dei gesti meravigliosi, gesti fuggitivi vengono anche chiamati, i piccoli gesti, gli amminiccoli della grafia, che possono rivelare tantissimo a livello anche di rapporto con gli ideali, spiritualità dello scrivente. La parte bassa rappresenta la parte più viscerale di noi, la parte più istintiva, più materiale. E questo schema è una bussola orientativa importante e ancora attuale.
quando dobbiamo analizzare una grafia. Chiarissimo, chiarissimo. Ho cercato di essere molto, scusate, molto sintetica. Sei stata molto chiara. Mi togli un'altra curiosità, ma la scrittura personale è immutabile, cioè come un'impronta? Assolutamente sì, è immutabile, anche se poi in questo caso ci sono varie figure professionali, anche di grafologi, come il grafo patologo, che è molto raro veramente, ce ne sono pochi in Italia. Sono medici e grafologi. In Spagna è molto diffusa questa, sì, questa tradizione della grafologia. La nostra calma. E quindi naturalmente ci sono momenti della vita anche legati alla vecchiaia, demenza senile, nei quali può cambiare la grafia. Però l'impronta dello scrivente, la passione predominante, diceva Girolamo Moretti, il padre della grafologia italiana, rimane. Cioè quel temperamento, proprio quel tipos, diceva anche il tipo junghiano, no? Rimane qualcosa sempre anche flebile, sino all'ultimo respiro della nostra vita. Che bella cosa, noi ti abbiamo chiesto, cara Monica, di interpretare le scritture dei nostri ospiti, che via via ti chiederò di raccontarci. Certo, sì. E visto che abbiamo già ascoltato il nostro Giuliano, partirei da lui. Hai ricevuto, lo possiamo anche mostrare, perché qualcosa l'abbiamo acquisito. Dire. Ecco. Allora, no, ci tengo a specificare. Eccolo qui. Sì. Eccolo. Allora, qui. Rapidamente, che cosa dico, ci dice, no, rapidamente specifico che per un saggio, un'analisi di una grafia, di un saggio grafico, richiede almeno minimo 15 giorni di studio. Quindi quello che dirò oggi è molto così, diciamo, certo, evocativo, e potrebbe anche suscitare la curiosità del pubblico, perché molti gesti potete trovarli. Giuliano è un'anima ottocentesca. Questa è una grafia proprio di un personaggio dell'Ottocento che è venuto qui così, che è spuntato. Perché il pendente, che lui, allora lui ha un segno molto importante che subito ho visto, che è il segno pendente. Che cosa significa? Il pendente è proprio lo sbilanciamento che potete notare molto vistoso degli assi letterali verso destra, cioè una grafia tutta orientata a destra. Il pendente era molto diffuso, infatti, nell'Ottocento come scrittura. Proprio anima romantica, e il pendente è indice di grande calore affettivo nei confronti del mondo, ma anche del barista che incontra la mattina, cioè è proprio così, è proprio il suo modus vivendi, e comunque un desiderio molto di entrare in contatto con gli altri, col mondo sicuramente, essendoci anche altri segni molto interessanti, fra cui l'uguale e il parallela, che adesso difficilmente posso spiegare, però già a uno sguardo potete vedere che fondamentalmente i segni sono anche abbastanza uguali, e comunque una persona che ha anche bisogno di un certo ordine, è un pendente che in combinazione con questi segni dà, è indice di memoria fotografica molto forte. Un'altra cosa interessante che comunque volevo dire, e che è collegata anche alla grafologia somatica di Girolamo Moretti, il padre della grafologia italiana, lui ha il calibro, come potete vedere nella P che ho evidenziato, nella O, nella L in giallo, anche nella stessa firma, il calibro alto, che a livello proprio somatico rappresenta proprio anche il desiderio di imporsi, perché Girolamo Moretti diceva le prime intuizioni erano la grafia e il corpo della nostra scritta, il nostro corpo, anche come noi ci percepiamo, quindi c'è molto desiderio anche di imporsi, c'è un culto anche un po' della forma. Aspetta un attimo, ecco. Ti imponi tu? Andiamo avanti. E una cosa invece che mi ha... Mi scappa questa definizione. No, dirò una cosa rapidamente che è molto interessante, che qualche spettatore potrebbe anche ritrovare. Guardate le P, ad esempio, che ho evidenziato in verde nel primo rigo, queste poche righe, e sono ancora più visibili nel terz'ultimo rigo prima della firma, parole per. Questa è la P della dissimulazione dolce. Allora, qui c'è una soletta che rappresenta il modo di porsi anche nei confronti del mondo. Quando non ottiene l'obiettivo, fa in modo di ottenerlo con grazia, però lo ottiene. Cioè, è proprio il modo amabile, anche un po' raffinato, ma al fine comunque di ottenere la sua. Lo dice la tua P. Pongo con grazia. Ecco. Grazia. Sei tu. Sei tu, lo dice la tua P. Confermato dal P, dal segno anche della, cioè una P del riccio dell'indipendenza, una P con il calibro alto, quindi anche alla fine sei molto amante delle tue opinioni, ascolti molto il mondo, però sei anche molto amante delle tue opinioni. C'è un leggero discendente, ma molto leggero, probabilmente l'hai scritta in effetti, infatti l'hai scritta in un momento anche un po' complesso della tua esistenza, e qui non andiamo oltre. No, io invece assolutamente per farti veramente le condoglianze, perché avrete letto in questo scritto,
hai condiviso con noi sì. La morte di tua suocera, per cui veramente condoglianze a te e a tua moglie, a tutta la famiglia. Sì. Bene, cara Monica, allora io tengo in caldo gli altri però, tengo in caldo gli altri, tra poco Pasquale ci dirà anche la tua grafia, che cosa racconta. Te l'ha già anticipata, ma te la sei già cantata? Monica? No, ma molto poco, ho accennato qualcosa, ma... C'ha tanto dopo altro vedremo. Da dirti, Pasquale, stai lì. Sì. Però prima di lasciare la parola al nostro Alfredo, che ce la canterà e ce la suonerà, volevo qualche altra curiosità su questo mondo così affascinante, perché poi quante volte ci siamo soffermati a vedere la nostra grafia senza neanche conoscerne poi i retro sì. significati. E oggi che usiamo molto il computer, mia cara, sì. E quindi scriviamo poco, io a volte sembra che non riesca più a tenere la penna, io che ero appassionatissima, sì. stavo le ore e ore, quanto della nostra identità stiamo perdendo, Monica? E questo è un problema serio, e infatti l'associazione di categoria a cui appartengo, fra cui l'AGI, stanno anche promuovendo tante iniziative, anche la campagna per la scrittura, che ha sede, la cui sede importante è quella proprio di Urbino, dove è nato il padre della grafologia italiana, Gerolamo Moretti, e sta promuovendo tantissime campagne per l'uso del corsivo. Il corsivo deriva dal latino currere, che significa proprio correre, in questo caso, nello spazio della pagina bianca del foglio, pagina bianca che quindi rappresenta il nostro spazio vitale, e i filetti, il collegamento di una lettera con un'altra. Pensiamo alla parola anche mamma. Il filetto della M alla A rappresenta il nostro rapporto con il tu, con l'altro, l'io come si relaziona al tu. Oggi anche in adulti prevale lo script, una scrittura staccata, priva di filetti, indice anche di individualità. Come vedete, la grafologia è molto collegata anche ad altre discipline, la sociologia, la psicologia. Certo. Naturalmente il grafologo non è psicologo, ci tengo a dire, ma può lavorare in collaborazione con uno psicologo. Quindi il grido è: recuperiamo il corsivo. Assolutamente, per noi stessi, per una tutela anche del nostro sentire. Scrivere a mano significa, non per forza bene come forma, scrivere a mano significa preservare la nostra unicità. Ma è vero che ci sono alcuni atenei australiani sì. che impongono negli esami di utilizzare la penna? Assolutamente sì, c'è una controtendenza da dire questo, e poi anche una cosa che è molto interessante, comunque in Francia molto rimane il culto del curriculum scritto a mano. Cioè in molte aziende, una maggior parte delle aziende si richiede sì il curriculum naturalmente scritto, certo. Però anche una lettera di presentazione a mano, perché la grafologia francese ha un'ottima tradizione, e spesso le aziende si avvalgono anche della consulenza di grafologi per vedere se la persona è gregaria, certo, la persona è adatta a ruoli di leader o a ruoli... Sono informazioni in più che si acquisiscono sul candidato, è interessante, sottovalutiamo troppo questo mondo, sarebbe il caso di recuperare invece questo sapere in più. Dopo tornerò da te, cara Monica, per sentire narrare dei nostri ospiti qualche altra informazione. Intanto, Alfredo, ti vedo troppo rilassato, sei entrato in quale riflessione? Alla grafia, no? Alla tua grafia? No, meglio che non sia stata valutata da Monica. Cosa avrebbe potuto dirci? Dite, la prossima volta Monica tornerai per leggere la mia e la sua. Sì, però ho scelto una canzone che graffia l'anima, o meglio grafia l'anima. Scusate, voglio andare via, io scendo. Vai Alfred. Se non fosse per te cosa avrebbe un senso? Sotto questo cielo immenso niente più sarebbe vero. Se non fosse per te come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo? Se non fosse per te crollerebbe il mio cielo. Se non fosse per te non sarei niente. Lo sai, perché senza te io non vivo, e mi manca il respiro se tu te ne vai. Quando sono con te chiudo gli occhi
e già volo. D'improvviso la malinconia se ne va. Dai pensieri miei cade un velo e ritrovo con te l'unica verità. Solamente tu sai, anche senza parole, dirmi quello che voglio sentire da te. Io non ti lascerò fino a quando vivrò tutto quello che un uomo può fare. Stavolta per te lo farò. Tu sarai la regina dei miei desideri, l'orizzonte costante di questa realtà. Tu che sei per me, come vedi, tutto quello che un uomo sognare potrà. Tutto quello che un uomo sognare potrà. Che incanto, che incanto! Alfredo Gammariere, Sergio Scogna, chiamatelo come volete, sei stato incantevole. Ho provato a graffiarmi l'anima, quindi... Ce l'hai graffiata pure a noi. Guarda, non sono riuscita neanche a cantare, tu sai che ti accompagno sempre volentieri. A un certo punto, niente, è andata via la voce, ho aperto le orecchie e il cuore. Grazie, grazie Alfredo Scogna. Consigli per gli acquisti, ma state lì, dobbiamo parlare di Cocullo, i Serpari, tanta roba. Che emozioni, che puntata, signori miei, ditemelo, ditemelo. Io adesso comincio a alterarmi un po'. Se avete perso quello che avete perso, non si può riassumere. Per cui ciò che è perso, ma ciò che andiamo a dire è ancora tanto, tanta roba, perché andiamo a Cocullo. Lo sapete che il 1° maggio, ormai da tanti anni, tra poco vi daremo qualche dettaglio in più, c'è l'evento dei Serpari, la festa dei Serpari. Allora, siccome è prossimo questo evento, vogliamo saperne di più e abbiamo invitato il nostro Pasquale D'Alberto, che è segretario dell'associazione Alfonso di Nola, che si occupa proprio dell'organizzazione. Pasquale, da dove vogliamo partire? Partiamo dall'associazione? Partiamo innanzitutto da una cosa. Da che? Io mi auguro che quest'anno sia non bel tempo. Perché l'anno scorso dovevo venire. L'anno scorso dalle 7 la mattina alle 11 di sera è stata una giornata di tregenda. Quindi però il pubblico, come dire, pubblico non è c'era, però con prevalenza netta a quel punto dei pellegrini, dell'aspetto religioso, insomma. Certo. Cioè, che anche sotto la pioggia, imperterriti. No, tra l'altro era uno dei, diciamo, era il secondo anno dopo la pandemia, perché durante la pandemia il rito per 2 anni non si è fatto. Certo. E quindi era una prova in più di una fedeltà anche del pubblico, certo, che si è ripetuto anche in quelle condizioni. Quindi questa sperando, è la prima cosa che noi chiediamo. Incrociate per il clima. Incrociamo le dita. Incrociamo le dita, ma intanto partiamo dall'associazione. Io ho citato un'associazione che non tutti conoscono, Alfonso di Nola. Di che si occupa, come nasce, perché dunque, nasce, un allora, po' di storia. Partiamo da questo. La comunità di Cocullo è una comunità prestigiosa ma molto piccola, in cui sono quei paesi dell'Abruzzo interno che hanno una fine oramai quasi segnata. Tra l'altro tutti avete visto il film di Pescasseroli, Un mondo a parte, sì, sì. È uno di quei paesi in via di spopolamento. Esiste in questa comunità di Cocullo una parte attiva, che è attiva a livello tale che si occupa di gestire l'amministrazione comunale, di gestire la Proloco, di partecipare alla vita della parrocchia, e tra l'altro un'associazione culturale che mette insieme cittadini di Cocullo ma anche cittadini dei paesi vicini, perché io non abito a Cocullo. Di dove io, sei? Io sono di Raiano, che è un paese della Valle Peligna. Sono affezionato a Cocullo perché frequento quel paese e quella festa oramai da un trentennio, e quindi abbiamo dato una mano e diamo una mano a costruire
un'attività culturale che vada anche al di là della giornata del primo di maggio e quindi anche a parlare a una comunità più ampia che è interessata a valorizzare i contenuti di questa festa anche nell'attività che si svolge durante l'anno. Questa è l'associazione Alfonso Di Nola, che è intitolato a un grande antropologo che ha frequentato Cocullo negli anni 80 e 90, lui è morto nel 97 e ha dato la linea, ha ridisegnato quella che è l'interpretazione e il senso della festa di Cocullo. Io so che è una festa molto antica, che risale a dei riti pagani dedicati a una dea. Dunque. E poi è subentrato l'aspetto religioso con la figura di San Domenico, è così? Questa è un po' la complessità della storia della festa di Cocullo. In parte c'è il legame con la dea Angizia, che si trova in un paese della Marsica che si chiama Luco de Marsi, sì, che tra l'altro è il paese di mia moglie. E in quella realtà c'è proprio questo culto del serpente legato al culto della dea Angizia, e questa è la parte pagana. La parte invece relativa all'abbinamento con la devozione a San Domenico Abate, e quindi la protezione di San Domenico Abate dal morso delle serpi, dai terremoti e da tutta una serie di altre problematiche, sì, perché faccio un esempio. Al culto di San Domenico è legato anche un evento che si svolge in un paese della provincia di Chieti, sentito che la signora è di Lanciano, a Pretoro e a Villa Magna, dove si rappresenta il miracolo del lupo, sì, pure quello legato al culto di San Domenico Abate, anche lì ci sono le serpi, certamente non a livello di Cocullo, e quindi la parte religiosa e praticamente risale a circa 350-400 anni fa. Come si snoda l'evento, Pasquale? Allora, l'evento religioso è molto semplice, nel senso che si inizia la mattina del primo di maggio con l'arrivo dei pellegrini, le compagnie dei pellegrini, che vengono da più parti del centro Italia, in modo particolare dalla Ciociaria, cioè i paesi della devozione, che sono la tomba di San Domenico sta a Sora, all'incrocio proprio tra la strada che da Sora va a Isola Liri, e quindi lì arrivano le compagnie dei pellegrini da questi paesi in maniera singola e anche in maniera organizzata. Per esempio da Atina, che è un paese della Ciociaria, arriva una compagnia dei pellegrini che arriva cantando le lodi a San Domenico Abate, se ne va tornando indietro con lo sguardo sempre fisso al santuario, in modo da non perdere mai di vista il santuario di San Domenico Abate. E quindi questa è la prima parte. Un'altra parte arriva dalla provincia di Chieti, perché anche da quei paesi di cui parlavamo prima vengono i pellegrini a partecipare. Il clou è la vestizione della statua di San Domenico con le serpi, a mezzogiorno. Lì c'è il rito, la credenza: se lo sguardo non viene coperto dai serpenti significa che è beneaugurante per l'anno che parte. Se una serpe si mettesse di traverso e coprisse lo sguardo di San Domenico, allora quel sarebbe di cattivo augurio. Speriamo, eh? Però, è mai successo? Qualcuno dice che nell'84 è accaduto. Aia. E subito dopo, 7 giorni dopo, c'è stato il terremoto del Parco Nazionale d'Abruzzo. Però questo, ripeto, è un evento che ancora va verificato. Poi, scaramantico, Vox Populi. Ecco, Vox Populi. Dopodiché, se invece la vestizione riesce bene, come gran parte delle volte avviene, c'è un applauso generale di tutta la folla presente in piazza. Vogliamo specificare, Pasquale, che questi serpenti vengono trattati con tutte le dovute cure? Su questo mi soffermerò un po' in maniera molto chiara, se possibile. Come dire, questa serata a disposizione, non ti posso far andare allora, nel TV della sera. Ci sono state molte credenze e molte fake news che si sono fatte conoscere nel corso degli anni. A un certo punto il Ministero ha proprio sancito che in queste feste ci deve essere un protocollo di tutela della specie. Certo. Il comune di Cocullo ha dovuto firmare questo protocollo, per cui i serpenti vengono prelevati negli aerali
Che vuol dire? Le aerali sono delle aree dove i serpenti hanno le tane, okay, che sono le stesse per ogni anno. I serpari sanno che devono riandare lì per trovare le serpi. Vengono prelevati, vengono portate il 30 pomeriggio, 30 aprile, sì, nelle buste, sì, vengono consegnate a degli erpetologi che sono Gianpaolo Montinaro, Ernesto Filippi più un Pasqualino Piro che è un veterinario. Che salutiamo. Questi, e loro che fanno? Questi signori prendono i serpenti, li pesano, li misurano, mm-hmm, e lì ci mettono un chip. Ah, ok. Di anno in anno loro sono in grado di dire: questi sono le ricatture, questi invece mancano, questi sono i nuovi a cui va messo un chip. Proprio. Questo è accade ogni anno. Da quest'anno il comune di Cocullo è entrato a far parte del progetto Icarus. Che cos'è? È un chip particolare che viene immesso nei serpenti per controllare la sismicità del territorio. Cioè il serpente come misura della sismicità. Perché chi fa il serpente quando striscia, sta per arrivare il terremoto? Striscia e ha delle reazioni particolari, e quindi fa da segnale che c'è un movimento ormai, della terra particolare. Questo è il progetto terremoto. Icarus, che è legato all'Institut Max Planck, e gli stessi due erpetologi si stanno occupando di inserire Cocullo in questo progetto. Chiarissimo. Cui Cocullo diventa anche importante dal punto di vista misurazione. Hai capito, però la battaglia per farlo diventare patrimonio dell'UNESCO a che punto? Allora, noi abbiamo cominciato nel 2013, abbiamo già realizzato il dossier che abbiamo già mandato al Ministero della Cultura negli anni precedenti la pandemia. Chiaramente, come accade in tutti questi casi, ci è arrivata una lettera dal ministero che diceva: così va bene, però bisogna correggere così, correggere eccetera. E allora abbiamo cominciato l'esame di questa cosa, dopodiché la pandemia, a un certo punto abbiamo pure temuto che non si potesse fare più. Addirittura. Sì, tendiamo a dimenticare. Abbiamo temuto tante cose in quel periodo. Certo. E quindi adesso state modificando queste... Adesso noi abbiamo ripreso la cosa, innanzitutto partendo da un principio, che la comunità proponente non può essere solo Cocullo, ma sono tutti i paesi della devozione divisi in due cerchi concentrici. Uno sono i paesi della Valle del Sagittario, che è quella dove vive, dove risiede Cocullo, e l'altro sono i paesi della devozione, che comprendono anche la Ciociaria, la provincia di Chieti, Foligno, che è il paese di origine di San Domenico Abate. Questo gruppo di comuni proporrà un nuovo dossier aggiornato e legato più a quelle che sono le indicazioni che ci sono venute dal Ministero, tenendo conto che il percorso è difficilissimo. Io vorrei dire che in quest'ultimo periodo, su questa cosa della candidatura UNESCO, stanno succedendo cose turche, cioè solo nel Valle Peligna ci sono tre proposte nel giro di 8 chilometri, Cocullo, il costume di Scanno e c'è anche Pacendro con la corsa degli zingari. Poi ognuno ha diritto di correre verso a 50 km di distanza ci sta Agnone con l'antocciata e ci sta Farafigliolo Petri con le farchie. Vabbè. Allora, io ho detto questo. Andiamo a chiudere, Pasquale. Sì, nel convegno che abbiamo fatto una settimana fa, ho detto: se andiamo con queste proposte così divise al Ministero ci menano. Quindi, Pasquale, dimmi soltanto una cosa, perché adesso sto per dare la parola a Monica, che mi deve dire due cose di te attraverso la tua grafia. Davvero un minuto, Monica, per quello che potrai. Sarà difficile. Dimmi solo una cosa, ma sono pericolosi questi serpenti? No, assolutamente. Per niente, perché dormono ancora, questi li prendete dalle tarpe. No, sono delle specie di serpenti, assolutamente. Come si fa a catturare un serpente? Beh, guarda, ti do il numero di telefono, poi te lo spiega, Luigi. Non è proprio uno di quegli argomenti che vogliamo approfondire. Ci sono i serpari, io non sono un serparo, questo. Non è un serparo, non mi è un serparo. Sono un amante dei serpenti. Comunque,
sono pericolosi, andate tranquilli, abbracciate, toccateli, certo. E poi se vi fanno male andate da lui e prendetevela lui. Monica, che ci veramente dici della sua terapia? Due cose molto sintetiche. Due cose. Allora, posso dire che un po' tutte e tre gli scriventi intanto hanno una buona tenuta dello spazio, e questo ci fa sperare per la scrittura a mano. Siamo ancora vivi, siamo gli ultimi, siamo i superstiti. E lui è quello che ha una maggiore tenuta a livello di margini, sinistra e destra. Allora, che cosa si rivela? Non so se è possibile. Eccolo qui. Dunque, buona tenuta dei margini, quindi buona energia, anche un certo, più che ordine, una concentrazione, una mentalità molto pragmatica legata al presente, perché come vedete le lettere sono molto concentrate proprio nella zona media, sì, c'è qualche allungo, c'è un segno molto importante che si chiama in grafologia parca. Il segno parca è di una persona che non mette molti fronzoli nel gesto grafico, non usa gesti accessori, cosiddetti gesti fuggitivi. Parca, proprio sobria. Sì. Ma la cosa che volevo dire, ci sono un po' delle aste verso sinistra che ho evidenziato in blu, che rivelano una certa... una lieve diffidenza, perché non sono altissime queste aste, una lieve diffidenza soprattutto all'inizio, quando deve intraprendere qualche attività, quando deve conoscere qualcuno, però questa persona piano piano si riscalda con i segni evidenziati in rosso, che sono le fantastiche aperture a capo. Sono quelle aperture degli occhielli, delle O e delle A, come se formassero delle V. Una O che è aperta, diciamo, sopra, per capirci, sì. Significa, erano molto diffuse, questi segni erano molto diffusi nella grafia di Marilyn Monroe, sì. Lo scrivente assimila dall'esterno, dall'alto, le sollecitazioni esterne, quindi dietro una persona sobria e parca c'è in realtà una grande tenerezza. Che meraviglia, cosa significa mettere il cognome prima del nome? Ecco, questa è un po' come un'usanza, su questo è un po' da discutere, ma non possiamo discutere, posso solo dire che era una cosa molto diffusa all'epoca, diciamo, della scuola vecchia maniera, e permane in alcune persone. Bisogna vedere se è una forma di automatismo o se è una forma legata a degli aspetti e un po' ingombranti della figura paterna nei confronti dello scrivente, ma su questo è troppo complesso. Troppo complesso. Troppo. Senti, sto per andare da Paola Caporale, sì. Come preparami? Che cosa sai di lei? Paola, ecco, cosa sì. Devo sapere allora, io di lei? Dunque, intanto, specifico, un saggio grafico richiederebbe almeno 12 righe più la firma e 15 giorni di studio, lo rinnovo, certo, perché è importante, certo, è bene questo dirlo. Per rispetto della grafologia, certo. Anche dei colleghi che mi dovessero sentire, certo. Ecco, assolutamente, è fondamentale. Allora, è una grafia che appena ho visto, perché è importante intanto mettersi in una sorta di ascolto quasi passivo della grafia, cioè non stare lì giudicante subito. All'inizio il grafologo deve mettersi in uno stato di intuizione pura, di abbandono quasi passivo, e poi far subentrare il giudizio. Allora, quando ho visto Paola, posso dire che la scrivente si muove molto bene nello spazio, con disinvoltura e amabilità, ha una buona tenuta dei margini. E cosa ho notato, come ho evidenziato qui, ci sono in blu il largo tra parole. Il largo tra parole quindi indica anche anche la disponibilità nei confronti dell'ambiente, del progredire, anche se qui sarebbe da specificare meglio con altri segni che adesso non posso, per i tempi stretti, certo, non posso, certo, approfondire. Capiamo. Però almeno ecco, intanto volevo dire che è una grafia dove ci sono i cosiddetti gesti di personalizzazione grafica che ho evidenziato in verde nella firma Paola. Come vedete la A e la O non sono tracciate secondo il modello calligrafico scolastico, ma con un ritmo anche dinamico e personalizzato, sì. Che viene definito nella scuola marchesiana segno anche obliterante, cioè dove ad esempio la A non viene tracciata come la A, ma piuttosto come la E, ecco. Però permane una certa chiarezza, quindi la scrivente che ha una sorta anche di anche una creatività che ancora probabilmente deve esplorare di se stessa, della quale ancora non è cosciente, perché lei mette la firma verso sinistra, quindi è indice un po' di titubante, di insicurezza a procedere. La scrivente comunque manifesta una grande creatività ancora da conoscere. E qui mi ti devo fermare, cara Monica, ci sono altri segni, ci sarebbe da dire, poi ma lo deve dire a noi adesso, a Paola. In privato.
Oh, perché con lei andiamo a Lanciano, che è un posto meraviglioso. Che bello, salutiamo tutti gli amici di Lanciano che ci seguono. E tu sei, cara Paola, presidente di un'associazione culturale e teatrale, Ce ne fossero, che si chiama Amélie. Io devo partire da questo nome, perché questa aria francese, chi è Amélie? E lo sapevo che me la presenti. Beh, per forza, come si fa? Sì, perché Amélie, i motivi sono diversi. Intanto Amélie mi piaceva il suono proprio del nome, è un suono dolce, suono insomma che mi piaceva. Poi c'è un altro motivo ancora, mi sono un po' ispirata al personaggio del famosissimo film, ormai di 20 anni fa, Il favoloso mondo di Amélie, perché questo personaggio un po' mi somiglia, ecco, diciamo un po' sulle nuvole, un personaggio così un po', insomma, un po' particolare. Adesso vabbè sono un po' invecchiata, quindi somiglio un po' di meno. Non ci direi, però, guardandoti, ecco, che sei invecchiata. E quindi anche questo. E poi l'ultima cosa, anni fa, nel 2018, ho pubblicato un libro che in realtà era il mio diario personale, che ho scritto dopo aver subito un trauma, ossia la perdita del lavoro. E il libro è completamente autobiografico, chiaramente ho cambiato tutti i nomi, e anche il mio, e quindi lì in quel libro io mi chiamo Amélie. Hai capito, adesso si spiega. Quando è nato il desiderio, il bisogno di costituire questa associazione, pochissimi anni fa, nel 2019, il primo nome che mi è venuto in mente è stato proprio Amélie. E quindi un po' ci ha portato fortuna. Che meraviglia. Cosa ti ha spinto a realizzare, a creare, a mettere su un'associazione culturale, teatrale, quando si sa che è con la cultura, no? Dicevano tante persone, facciamo finta che ne siano tante, e che non si mangia, che ce fai con la cultura? Paola. Allora, io in realtà ho fatto teatro per tanti anni, da quando avevo 15 anni, quindi facevo parte di un'altra associazione teatrale. Ma il motivo principale che mi ha spinto a costituire questa associazione è stato proprio aver ideato il concorso nazionale La Lettura Ti Premia. La Lettura Ti Premia, abbiamo anche una bella locandina. Che cos'è La Lettura Ti Premia, Paola? La Lettura Ti Premia è un concorso che vuole premiare l'amore per la lettura. E si danno sempre tanti premi, no? Ma spesso alla scrittura. Mai nessuno, magari solitamente non si premia qualcuno perché ama leggere. E invece a me è venuta questa idea proprio perché ho la passione della lettura ad alta voce e ho sentito il desiderio di organizzare questo concorso proprio per dare la possibilità a chi ama leggere in pubblico e quindi ad alta voce di potersi esibire e di poter vincere dei premi. E così ho iniziato a strutturare questo concorso. Cioè le persone vengono, le persone in gara si mettono lì e leggono, chi legge meglio ma che meraviglia, questo è originale. Esatto, il concorrente che si iscrive deve scegliere un brano a tema libero, che non duri più di 4 minuti, può essere una poesia, un brano di prosa o di teatro, e anche un proprio scritto. E deve affrontare prima una selezione, quindi c'è prima una giuria di selezione che chiaramente valuta l'interpretazione del brano, sia quello che arriva, ma tengo a specificarlo, non è un concorso per attori, ma proprio per amanti della, per lettori, per amanti della lettura. Quindi gli attori li rimandate a casa? No, vabbè, c'è sempre qualche attore. Io sono attore e amo la lettura. Che cerchiamo fai? Di non farci caso, magari qualche attore amatoriale sicuramente, ma questo è anche il bello del concorso, che partecipano le persone più disparate. E i concorrenti, 12 concorrenti che superano questa selezione, si esibiscono la sera dopo nel Teatro Fenaroli di Lanciano. Che bello! E siccome quando mi è venuta questa idea l'abbiamo organizzato per la prima volta in una sala con 50 posti a sedere, una sala piccolissima, così improvvisando un po' il tutto, anche se il format era quello, sono arrivate 200 persone perché pensavano di poter leggere, no? All'impronta. Ma comunque c'è stata un'attenzione talmente grande e inaspettata che ho pensato, va bene, il prossimo anno lo organizzeremo nel nostro bellissimo teatro Fenaroli. E così, per
essere più libera, no, in tutta l'organizzazione del concorso, ho preferito costituire un'associazione. Ah, ok, l'associazione è arrivata dopo. È arrivata un anno dopo l'idea del premio, okay. Ma questo mi ha portato tanta fortuna, perché poi dopo 2 anni è nato un concorso sulla scrittura, scrivi per il teatro, quindi scrittura teatrale. E poi tante altre cose, è nato un gruppo di attrici, il Leggio di Amélie l'abbiamo chiamato, che posso bello. Salutarle le attrici del Leggio certo, di Amélie, ma Francesca Morgione, Chiara Di Nunzio, Celestina Ciarelli e Lilia Gian Gregorio, siamo tutte donne. Che meraviglia, cioè, se restate tutte donne che state in Santa Paco con tutto il rispetto e l'amore. Ecco. E questo gruppo attrici legge le pagine dei libri che presentiamo, oppure per esempio la prima volta abbiamo fatto proprio un tour dentro le librerie di Lanciano. Che meraviglia, senti, ma possiamo dire che aver perso il lavoro ti ha portato tanta bellezza nella tua vita? Ah sì, diciamo che sì. Quello che io poi ho scritto nel libro, che poi era il mio diario, è diventato un libro proprio per caso, è proprio quello, che io mi sono ritrovata in una situazione di grande crisi, però non mi sono persa d'animo e sono andata avanti, ho cercato di capire le potenzialità che ancora non conoscevo, non erano come espresse. Dice Monica, sì. E quindi ho pubblicato il libro, sono entrata nel mondo, io non sono una scrittrice, io sono una donna che ama scrivere, vabbè, insomma, voglio definirmi così, ma questa passione io non la conoscevo e quindi l'ho scoperta dopo il licenziamento. Cosa facevi prima? Lavoravo, sì, può dire, in una farmacia. Ma non sono un farmacista, lavoro in una farmacia. Poi, quindi poi è nato... Un ambiente così lontano da, sì, lontano da tutta questa creatività, sì, che ti appartiene. Sì. E poi, ecco, è nato il libro, poi... Come si fa a partecipare a questo concorso? Paola, allora, diamo qualche informazione utile. Sì, certo. Sul nostro sito ufficiale... Sì... c'è il bando che è associazioneculturaleamelie.it, sì. Amélie, si scrive. Ecco, sì, questa è la bellissima locandina che ha creato, lo voglio ringraziare, Nicola Di Bucchiani con Digitart, che ci cura l'immagine, che ha creato il nostro sito e insomma è un collaboratore fantastico. Abbiamo tanti progetti da fare insieme. Bocca e in pratica, sì, il bando è sul, sito. Quando bisogna scade? Iscriversi il 30 di questo mese, il 30 aprile, sì. Dai, bisogna iscriversi, scegliere il brano da leggere. Okay. Questo va chiaramente spedito in PDF, perché noi dobbiamo stamparlo e averlo chiaramente ben visibile. Certo. E poi deve appunto venire a Lanciano. L'anno scorso abbiamo avuto un gruppo di perugini che sono venuti per partecipare al concorso. Io ne sono felicissima, perché non erano mai stati in Abruzzo e quindi l'amore per la lettura li ha portati in Abruzzo. Che cosa, e l'hanno scoperto tra l'altro tramite Facebook, quindi non li conoscevo. Hai visto? E poi l'anno dopo tornati, insomma, si creano delle cose meravigliose. Che bello, che bello. E il logo di Amélie invece l'ha creato mia figlia Luna. Ecco, quanti anni ha tua figlia? No, te lo chiedo se dico la sua età, vabbè, che già l'ho scritto per la grafologa, se dico la sua età devo si capisce dire anche la tua, la mia. Non è vero, puoi averla avuta anche a 12 anni, cosa che non ti va auguro, bene, ma... diciamo che ha compiuto 40 anni. Ok, perché no, io è un bellissimo disegno, diciamolo, un bel tratto, lo vogliamo mostrare velocemente, Danilo, il logo dell'associazione. Io ne ho compiuti 60. Ecco, Amélie, oddio, un po' somiglia anche a lei, po' somiglia all'attrice del favoloso mondo di Amélie. La cosa che mi è piaciuta molto è stata proprio... I capelli e avere tra le... Sì, esatto, tra i tre capelli le pagine del libro. Grazie Luna. In bocca al lupo. Poi quando ci sarà al Teatro Fenaroli l'appuntamento? Allora, l'appuntamento è per domenica 12 maggio, la festa della mamma, alle ore 21. Voglio soltanto ringraziare, a parte voi che mi avete invitato, grazie. Il Comune di Lanciano per il patrocinio del teatro, ma soprattutto gli sponsor.
gli sponsor dei premi. Senza uguali. E posso dirlo, sono anche felice oggi perché sono seduta tra due musicisti, perché io amo la musica, anche il mio compagno che è il vicepresidente dell'associazione suona il sassofono. Hai capito. E volevo dire questo, il primo premio, perché i premi sono bellissimi, chi vince il primo premio può andare a Napoli. È un viaggio per due persone e andare a Napoli, al San Carlo di Napoli a vedere un'opera. Questo è un premio bellissimo. E poi i premi libri, gioielli, un buono per l'acquisto di un bene, bene, molto interessante, tutto originale, devo dire, nulla di scontato in questa associazione. Seguitela, grazie. Ma continuate a seguire anche noi, perché dobbiamo parlarvi di una mostra subito dopo i consigli per gli acquisti. E si va a parlare di una mostra di cui vogliamo sapere tutto. Intanto a telecamere spente mi diceva il nostro Giuliano Mazzoccante che a chi ti dà, già me la so scordata, le date. 18 20 a maggio c'è la maratona di lettura, collego. Giorno e notte. Giorno e notte, si legge. Si può prenotare per leggere sul palco del Teatro Marocino. Finché non svengono, cioè, no, portate via con la barella, bellissimo. partecipate, viva la cultura. E a proposito di cultura, andiamo a una mostra. Il 2 maggio... cara Lucilla, che abbiamo saputo di te tanta bellezza legata alla scrittura, è tempo di sapere anche quanto sei brava a dipingere. Facci entrare in questa mostra. Allora, dove si tiene, perché si tiene, che cosa vedremo? È una mostra artistico-spirituale che si intitola Le ragioni dello spirito, con la risonanza del Salmo 36 versetto 10 che dice: "E in te la sorgente della vita, alla tua luce vediamo la luce". Sono 29 quadri sulla ricerca formale e cromatica dello Spirito Santo, di cui 9 sono dedicate al silenzio, che è una poesia di padre Guglielmo Alimonti ed è tratta dalla collana L'eco dei passi. E quindi si terrà dopo l'Eucarestia delle 18:30. Allora, sarà inaugurata? Questa mostra sarà inaugurata dopo la Santa Messa, dopo l'Eucarestia delle 18:30, perché ci sarà padre Guglielmo con il gruppo di padre Pio lì alla Madonna del Fuoco in via Stradonetto a Pescara, e quindi subito dopo la messa delle 18:30 ci sarà la mia mostra. 30 quadri, 29 quadri in esposizione. Hai capito, ma perché le ragioni dello spirito? Perché arrivi ragioni a un certo punto. Spirito? Le ragioni dello spirito. Sarò breve. Alla fine, dopo, quando spiego tutti i quadri, alla fine qual è la ragione dello spirito? La ragione dello spirito è che Dio, con il suo spirito, ci ha creati per amore, per amare e per essere amati. Questa è la ragione dello spirito. E tutto questo lo racconti attraverso i tuoi quadri? Sì, sono dei quadri che ho tratto dalla Bibbia, dalla tradizione yavista ed eloista del Vecchio Testamento, dove è la più descrittiva, quindi ho potuto trarre le immagini. Quindi, perché eloista e yavista? E perché Elohim e Yahweh è il nome di Dio, solo che gli israeliti del nord lo chiamavano Elohim, cioè Dio. Quelli del sud lo chiamavano Yahweh, che significa Signore. Ma tu sei anche una studiosa di teologia? E diciamo che io sono un bel po' ignorante. Non è una falsa umiltà, è una realtà. E diciamo che in questo cammino mi sono avventurata tramite la preghiera e lo Spirito Santo mi ha guidata passo per passo. Ogni quadro è il risultato di alcune notti in preghiera. Dice, ma perché proprio questo, la notte? Che bei colori. Perché non lo so, non ve lo so spiegare il perché proprio la notte. Però la notte c'è il silenzio. Ed ecco perché poi lo Spirito Santo mi ha ispirata con questa poesia di padre Guglielmo sul silenzio, e con un passo sapienziale che dice che si entra e si esce dalla vita nella stessa maniera, cioè in silenzio. E dimostro attraverso la teoria goetiana dei colori, perché ho dovuto anche usare delle tecniche pittoriche, come
Nel silenzio riposa il pensiero delle creature. E lì... Sai che mi colpiscono molto i tuoi colori, sono così vivi. Sì, questi, alcuni, ecco, questa per esempio dice: Dio è luce e in lui non ci sono tenebre. L'altra che avete visto in rosa con la creatura con le mani aperte. Eccola qui. Ecco questa. Mentre invece l'altra, che è poco fa quella sul marrone, questa è la creazione dell'uomo. Ecco, questo quadro qui è il terzo giorno, quando Dio dice sia la luce e la luce fu. Perché allora questa risonanza del versetto del Salmo 36, versetto 10, che dice alla tua luce vediamo la luce? Perché quando Dio dice sia la luce fu, non è la luce degli astri, quella avviene dopo, nel settimo giorno. Quando dice sia la luce fu, è perché Dio ha dovuto dividere il bene dal male, li ha dovuto separare per dare origine alla creazione, altrimenti non poteva avvenire tutto questo. È molto, e questo non ci stupisce perché ormai abbiamo imparato a conoscerti, è tutto legato alla spiritualità, alla tua forte fede che ti ispira in questa tua... Diciamo che è stata una bellissima avventura, perché poi 30 quadri, sì. Diciamo che poi dare forma allo Spirito Santo, che diciamo è un concetto, può sembrare un concetto astratto, è un concetto però astratto. Realmente, però realmente lo Spirito esiste, lo Spirito Santo esiste, tant'è che nel Vecchio Testamento Dio appare a Mosè nella forma del fuoco, è un fuoco che arde ma non brucia. Poi Elia lo avverte nella brezza di un venticello leggero. Poi abbiamo il tuono della tradizione eloista, la bufera. Mi sembra la... di essere tornato a catechismo. No, ma il catechismo non te lo dicono queste cose. Senti, mi stiamo un attimo sulla mostra. So che ci saranno diverse istituzioni presenti. Diciamolo che è importante. Sì, diciamo allora... Per istituzioni che intendi? Allora, ci sarà il presidente del Sociale delle Pari Opportunità, Maria Luigia Montopolino. Sì. In che ruolo? Cioè, nel senso, perché verrà la tua mostra? L'hai verrà invitata? La mostra perché è rimasta molto colpita da questa mostra, perché... Da fan proprio. Sì, nessuno riesce a capire il perché di questa mostra. È difficile parlare di Spirito Santo, certo, è un concetto così alto e sapiente. Cioè che realmente, anche se noi volessimo usare le parole migliori, giuste, non riusciamo mai a spiegare la verità, se non arrivare a delle immagini, a delle similitudini, altrimenti io non potrei farmi certo, capire. Ma certo, un discorso molto intimo, finita. Molto intimo, Lucille, sì, quindi tu ti metti Santo un po' nudo. Si avverte, ecco. Ti metti un po' nudo in questa mostra. Certo, però è stata una bellissima avventura, che non è finita così. Che lo Spirito Santo... Eh no, certo, perché dovrebbe essere finita? Aggiungiamo che ci saranno anche degli accompagnamenti musicali dei maestri Vincenzo Luciani e Francesco Giammarino. Allora, per cui ci sarà anche questa... E questa mostra è a cura di Leonardo Paglialonga di Nemesis Arte e Cultura e mi presenta la mostra l'associazione I Colori del Pentagramma del mio fratello gemello Vincenzo Luciani. Salutacelo, sempre grazie. Impegnatissimo. Sì, lo sappiamo. E poi fra il primo e il secondo tempo ci sarà questo intermezzo musicale, lui al clarinetto con il professor Francesco Giammarino alla chitarra. Che meraviglia, in bocca al lupo. Grazie cara. Veramente meriti tanta fortuna. Il lupo quando vede me scappa. Scappa. Sta fresca a mangiare me. Fa l'indigestione. Grazie Lucilla, veramente in bocca al lupissimo. E allora parto con i ringraziamenti grazie. Da te, grazie veramente, grazie. Andate mi raccomando il 2 maggio a vedere questa significativa mostra, grazie Monica, grazie a voi, Monica grazie. Ferri, promessa strappata,
tornerai perché dobbiamo parlare ancora di tante cose. L'argomento grazie. È vasto, vario e importante. Grazie Pasquale, D'Alberto, in bocca al lupo. Questa volta non deve piovere. Mi metto lì a fare la danza della non pioggia. Vediamo. Va bene, vediamo. Ci vediamo il primo le maggio a Comullo. Le previsioni sono buone. Le previsioni sono buone, è troppo presto per dirlo ai noi. Giuliano Mazzoccante, maestro, grazie. Grazie a voi. Grazie. Grazie di cuore per essere stato qui con noi. Paola Caporale, in bocca al lupo per... Lucilla! Che dobbiamo fare? Questa mi parla in sottofondo. Salutami, fai ringraziare. Mannaggia, che indisciplinata che è. Dicevo, grazie Paola Caporale, in bocca al... Posso finire? Mi è concesso? Posso ringraziare? Viva il lupo sempre. Grazie a voi. Grazie Paola, grazie Alfredo Scogna e grazie a tutta la meravigliosa squadra di Consigli per gli Acquisti Show, Valeria Di Berardino, Danilo Cinquino, Alberto Capo, ci do fa una canzone, Francesco Berardinelli, Andrea Di Fabio, Cristina Donatelli, Albano Paolinelli, Maria Gemma Colasante, ci vediamo martedì prossimo ore 21, sempre Rete 8. Ciao.